Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo ritornati finalmente su Resident Evil Nemesis. Allora, per chi se lo sta chiedendo, sì, avevo perso tutti i dati di Resident Evil. Li ho recuperati sul profilo di Twitch, giocandolo insieme a voi. Praticamente, ci siamo lasciati l'ultima volta che stavamo su, che non ci avevamo la password. Ho preso la password e sono sceso qui sotto. Ho sbloccato questa roba qua, quindi dobbiamo mettere questo. Speriamo che si veda bene, speriamo che si veda bene. E mi sembra che l'altra volta avevo fatto di questo, questo, il terzo. E poi, se non dico, poi il problema, ora vi spiego tante cose, ora vi dico, ve ne spiego davvero tante. Olè, sì! E praticamente il gioco è diventato più difficile dell'altra volta. Chi mi segue su Twitch e ha seguito la serie, ragazzi, il gioco è diventato difficilissimo. Perché comunque Resident Evil ha una grande randomizzazione. Cioè, che significa? Che ogni volta che giochi, mortacci di te, ogni volta che giochi la difficoltà può variare. Spona tutto casualmente. Mi fanno malissimo. Ma... dicevo, è tutto molto random e casuale. Avete visto tranquillamente che ci hanno ammassato in un modo orribile. E è diventato, come ho detto, più difficile. Ora noi rifacciamo tutto qua. Voglio usare, sì, lo voglio usare. Faccio sotto e faccio là. Per fortuna questo mi è rimasto uguale. Per fortuna. Ok, ora mi dai l'antidoto che dobbiamo dare a Jill. Ah, è una cosa. Ho dovuto risettare l'emulatore. Inizialmente, per chi mi segue su Facebook, avete tranquillamente visto che avevo problemi a registrare Resident Evil in Fraps. Ho scaricato un plugin e ora ci riesco. Sperando che comunque... aia! Si veda bene. Speriamo di sì. L'audio si sente perfettamente. Questo me lo dovete far sempre sapere voi. Mi raccomando. Quindi, Leon, non stiamo messi bene. Dopo dobbiamo sconfiggere il Nemesis e stiamo messi così. Ragazzi, veramente, veramente è difficilissimo. Comunque, per chi non lo sa, ve lo ripeto in questa puntata, ho una pagina di Facebook, link in descrizione, e apri. È vero, qua li devo sconfiggere per forza. Vai. Ok. Oh, porca puttana, Leon. Non ci voglio credere, ragazzi. Per me non ce la facciamo contro il Nemesis. Dicevo, link in descrizione della mia pagina di Facebook. E da lì potete, piano terra, e potete anche trovare sul mio Facebook ogni sera che faccio la live su Twitch. Quindi, mortacci vostra, bastardi. Venite qua. Ok, ma bastano, quante ce n'ho? 59. Scusate, ma io c'ho tutto, no? La cosa mi puzza alquanto, ma tantissimo. Oddio, speriamo che c'ho le munizioni per battere il Nemesis. Mannaggia la miseria. Non ci voglio credere, penso che non ci abbiamo le munizioni per battere il Nemesis. Io ve lo dico, perché questa parte io già l'avevo giocata, nel senso che prima che formattassi l'hard disk l'avevo fatto il gameplay, l'avevo fatto. E appunto sembra essere una bomba orologeria. Non è che sembra, è una bomba orologeria. Comunque secondo me si vede meglio, posso dire la mia? Secondo me, eh? Poi questo sarete voi a dirmelo. Corri. Pasquale. Ok. Quindi ragazzi, mamma mia, per riportare sta serie sul canale, che faticaccia ragazzi, che faticaccia. Dai su. Vai. Adesso, ve lo dico tranquillamente, il problema è che esce il Nemesis. Non abbiamo armi. Allora.
Addio, ti prego. No, sento zombie. Cioè, voi non potete capire, sono spawnati zombie ovunque. Veramente, ragazzi, è più difficile che mai. Chi mi segue su Twitch lo sa. Ha fatto una cosa randomizzata spettacolare. Guardate, questi non c'erano prima. Ma non esiste, qui c'erano i ragni. Roba assurda. Roba assurda. Roba assurda. Però se... se è possibile, caro Nemesis, io salvo. So che me ne pentirò tantissimo. Io salvo, ma me ne pentirò tantissimo. Caro Nemesis, io vorrei scappare. Allora, ora proviamo a sconfiggerlo. Con calma, eh. Io... sì, Carlos, te prego, Carlos. Carlos, fai finta di niente, Carlos. No, 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 no. No, 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 no. E poi si vede meglio, comunque. No, Carlos. Spara, yeah! Tanto! Oddio, è rimasto tipo buggato l'audio. Oh mio Dio, l'audio è rimasto buggato. Si sente una merda! Vai qua! Vai! Ora cerco di risolvere il più possibile! Oh mio Dio! Audio! La parte sinistra è orribile! C'ho l'audio buggatissimo! Ah! Ma lo sentite? Oh mio Dio, non ce la farò mai! Ah no, è morto! Ragazzi, guardate, con lo 0% di mitra! Va bene, va benissimo. Ok, adesso spero che l'audio a voi non vi si senta male, ma a me si sente una merda. Ah! Dal lato sinistro! Lato sinistro, me fare male orecchie, porca puttana! Ok, aspettate. F1 per salvare. Esco e rientro, arrivo subito. Ok, l'audio penso di averlo risolto momentaneamente, ma visto che devo cambiare i codec, sta cazzo di palla, devo cambiare i codec dell'emulatore, forse il problema si potrebbe ripresentare. A quel punto poi cambi codec, ma per il momento sta puntata, abbiate pietà di me, va bene così. Veramente è un periodo un po' strano per il canale. Comunque, tra l'altro, scusatemi se ieri l'audio si sentiva poco bene dei video, mi ero accorto che l'audio delle cuffie era sparato a manetta. Perdonatemi, amici miei. Ah! Che cazzo è... Benvenuti! Te! Ok, io ci riprovo. Per favore, Carlos, fammi fare questo gameplay, poi te ne cerco i plugin giusti. Prometto, te lo prometto. Ti prego, non mi fare riscoppiare le orecchie come prima. We barely made it. How do you feel? I'm okay. What happened to you? I just fought. Non sento più cazzo. I've got some bad news. Nikolai's still alive. Sentivo più niente. But I thought he was dead. No, non è morto. That guy doesn't know the meaning of the word dead. What is he after? No. I don't know. All I know is that he is our enemy. I'm sorry, Jill, but there's something I gotta take care of. Jill, ti sei vedo le mutandine! I promise I'll meet up with you later. Le mutandine! But don't worry. Mutandine, Jill! Ok. Ok, ragazzi. Finalmente siamo ritornati con la nostra amica Jill. Era tanto tempo che non ci stavamo con la nostra amica Jill, però, visto che non vorrei aver problemi strani, nel senso, se state vedendo... l'audio va un po' a cazzi suoi, ci ho avuto qualche problemino, non vorrei che adesso io non stia registrando, che potrebbe anche essere, volendo, no? Quindi, io direi che questa puntata, il ritorno di Resident Evil Nemesis, può finire qui. Lo so, è abbastanza corta, ma spero capiate che devo fare dei setting, delle cose, se no ce la prendiamo su per il culo. E...
Niente, se il video vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio Gamer 89. Ciao! Dai, vieni sul canale di Ciccio, oppure in diarrea tu andrai.